State ascoltando Slow Italian Fast Learning. Per trovare il testo a fronte italiano inglese visitate www.sbs.com.au barra Slow Italian. Slow Italian Fast Learning. Berus Busciani ha appena festeggiato il suo 37 compleanno e ora ha ottenuto la libertà dopo aver richiesto con successo asilo in Nuova Zelanda. L'anno scorso il giornalista curdo iraniano ha lasciato la Papua Nuova Guinea per parlare al Festival degli scrittori di Christchurch e ora ha detto a SBS News del suo sollievo visto che il lungo viaggio è finalmente finito and, and Busciani ha trascorso anni nel sistema di immigrazione offshore dell'Australia è ancora dispiaciuto per i suoi amici rimasti in detenzione perché affrontano ancora un futuro incerto so it is a tragedy and that's why i'm, I'm not sure you know just i look at myself only as a part of this struggle So we are too many. I mean the refugees and people who are fighting against this system. L'Organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha elogiato la Nuova Zelanda per aver dato allo scrittore una protezione permanente. Tim O'Connor di Amnesty

Migliaia di rifugiati che si trovano in aree extraterritoriali per poter ricostruire le loro vite. O'Connor è preoccupato per le oltre 300 persone ancora parte del sistema. Ci uh, enormous psychosocial problems psychological issues uh they really need to get to safety and there are alternatives available um amnesty has worked hard to ensure those alternatives are available and getting baroos to new zealand is another example of an alternative that exists secondo l'Asylum seeker resource center il caso Busciani mostra che esiste l'opportunità per reinsediare persone in nuova zelanda il senatore dei Verdi Nick McKim afferma che la decisione mostra vera compassione da parte di un governo. Il Ministero dell'Immigrazione in Nuova Zelanda afferma che Busciani è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al suo protocollo del 1967. SBS ha contattato il Dipartimento degli Affari Interni per un commento. Busciani sta attualmente collaborando con l'Università di Canterbury e ha intenzione di continuare a scrivere.